Dico, me lo dovete permettere, dico pazzesco non aver vinto questa partita. Lo dico con grande equilibrio perché so che abbiamo anche commesso degli errori. Vedere il Pescara giocare in ripartenza non capita tanto spesso, no? Di solito il Pescara è una squadra che gioca all'attacco, una squadra che crea occasioni da gol. Invece i gol sono nati su ripartenza perché il Frosinone conduceva, a mio avviso, bene la partita, creando numerose situazioni da gol, che alla fine ci vedevano colpire comunque alla fine della partita quattro pali, che non capita spesso. Però un cuore grandissimo nel cercare di non demordere nonostante il passivo del primo tempo e di rientrare in campo con grandissima maturità, più attenzione, che era quella che mancava nel primo tempo nella fase di transizione negativa, si poteva davvero riagguantare. Quindi il peccato sta nel fatto che il secondo gol del Pescara, a mio avviso, a 1,5 m almeno di fuorigioco, con l'assistente di fianco e soprattutto in quell'occasione è stato anche allontanato un nostro collaboratore per aver chiesto comunque il fuorigioco che era davvero nettissimo.